Il resto di Bologna. Tutto quello che non sapete sulla città delle due torri. Buongiorno a tutti, sono Benedetta Cucci, giornalista del Resto del Carlino, e questo è un nuovo episodio del podcast Il Resto di Bologna. C'è un'opera blasfema che rischia di far scoppiare uno scandalo, ma è probabile che non venga mai vista dal pubblico, perlomeno nella cornice di Arte Fiera Bologna. È un crocifisso in legno con un papa immaginario, in atteggiamento evidentemente blasfemo, e campeggia al centro dello stand della Not Gallery, spazio espositivo napoletano con una vetrina alla fiera. In poche righe tratte da un articolo del quotidiano nazionale, eccoci entrare in un episodio rimasto negli annali della nostra Fiera dell'Arte, la cui 46esima edizione comincia in città proprio domani. Finalmente posso evitare il solito «io però non c'ero», «io non l'ho vissuto purtroppo», perché colpo di scena, quell'articolo lo scrissi proprio io, raccontando dell'opera dell'artista bolognese Federico Solmi, che fece scandalo quel 22 gennaio di 14 anni fa. Era il 2009 e la fiera era diretta da Silvia Evangelisti, che proprio qualche giorno fa ha presentato la mostra da lei curata su Aldo Mondino a Palazzo Boncompagni, Impertinenze a Palazzo. Il nostro concittadino Federico Solmi, classe 1973, allora 35enne, viveva già da 10 anni a Brooklyn. Aveva esposto in giro per il mondo e per la prima apparizione nella sua città, la sua galleria aveva scelto The Evil Empire, un lavoro basato su una videoanimazione di 4 minuti completamente disegnata a mano, la cui storia si svolge nell'anno 2046, nel cuore della città del Vaticano. Circondato dai gloriosi affreschi e dalla ricchezza del suo appartamento nella Basilica di San Pietro, un papa immaginario è ritratto come un giovane alle prese con una dipendenza dalla pornografia. Comprendendo i meccanismi della cultura delle celebrità e il suo potere all'interno del pubblico di oggi, Papa Urbano, 69esimo, questo il suo nome ovviamente in numeri romani, è stato in grado di tessere un impero nella società contemporanea, potente come al culmine del cattolicesimo. The American Way è la sua arma catalizzante per mantenere il potere, catturando le menti delle persone in uno sgargiante spettacolo di narcisismo. Dal video, poi, Federico Solmi realizzò anche delle pitture e tra queste c'era proprio il crocifisso col Papa. Ma ecco come andò quella mattina del 21 gennaio, quando mi aggirai lungo i corridoi della fiera in anteprima, perché avevo chiesto di poter dare un'occhiata proprio ai lavori di Federico, che avevo già intervistato in un'altra occasione, perché lui ha una storia molto interessante. E quando arrivai alla galleria rimasi abbastanza colpita. C'era un papa nudo, con un'erezione in atto. Era in fiera, sotto le due torri, Bologna, Italia. Il giorno dopo ci sarebbe stato il taglio del nastro ad inviti e il 23, infine, l'apertura al pubblico. A quel punto, abbastanza colpita, ma senza giudizio, perché si trattava di arte in fondo, feci il mio lavoro di cronista. Chiamai Silvia Evangelisti per chiederle come avrebbero trattato l'opera in fiera. Insomma, sarebbe restata o sarebbe stata censurata? La regola di Arte Fiera è questa, mi disse Evangelisti. Il comitato organizzativo compierà domattina un giro tra i padiglioni per verificare che tutto sia in regola, dalle strutture alla collocazione delle opere, alla loro congruità. Entro le 14 poi, ovvero prima della vernice, verrà presa una decisione. La decisione fu: l'opera resta. E in effetti rimase lì tranquilla fino al giorno della chiusura, lunedì 26 gennaio. Tutti i galleristi iniziavano a staccare le opere e a impacchettarle. Un appuntato dei carabinieri stava facendo un giro, sicuramente per una questione di sicurezza. Ma ad un certo punto la sua attenzione, all'altezza della Not Gallery, fu attratta dal crocifisso. Ecco scattare il sequestro per iniziativa degli stessi carabinieri e in accordo con la procura. Insieme ipotizzarono il reato di offesa a una confessione religiosa mediante vilipendio. Poi la procura emise un ulteriore decreto di sequestro, oltre a quello dei carabinieri.
firmato dal procuratore reggente Silverio Piro, che fu anche PM nel processo ai registi Cipri-Maresco per il film Totò, che visse due volte, poi loro vennero assolti, e dal PM Luigi Persico, parlava di reato di esposizione di oggetti osceni, diverso quindi da esposizione di opere d'arte oscene. Credo, spiegò Piro a quel tempo, che il sentimento religioso vada protetto, a prescindere che si riferisca ad una corrente minoritaria o maggioritaria. È qualcosa di cui il magistrato si deve far carico. In questo caso mi sembra che il lavoro sia totalmente blasfemo osceno. L'unica cosa che mi ha frenato prima di decidere il sequestro è l'inevitabile pubblicità che deriverà per l'autore. Ma sul piatto della bilancia ci sono i simboli della cristianità. Per i reati ipotizzati furono indagati, oltre all'artista, anche gli animatori della Not Gallery. E Federico Solmi, che non era venuto a Bologna per la fiera a quel tempo, perché era già parecchio indaffarato con mosse in giro per il mondo e lavori in studio al Dumbo di Brooklyn, dovette trovarsi un avvocato. Fu il fratello Alessandro ad avvertirlo da Bologna del putiferio che la sua opera aveva scatenato e gli consigliò l'avvocato Eleonora Ciliberti. Ecco come andò nel racconto di Federico Solmi, ormai più americano che italiano, che ho raggiunto al telefono al Dumbo di Brooklyn, dove ancora c'è il suo studio. E la prima curiosità che mi tolgo oggi, che sono passati tanti anni, è chiedergli come potesse sentirsi tranquillo nel presentare un'opera così forte alla Fiera dell'Arte Italiana. Guarda, intanto si parla del anno, mi sembra, 2009. Quindi io, 13 anni fa, ero, diciamo, molto più preoccupato a lavorare e affermarmi in un contesto newyorkese, e quindi la preoccupazione del riflesso che avesse questa opera in Italia era l'ultima delle mie preoccupazioni. Quindi se c'era qualcuno che si doveva preoccupare, credo, dell'effetto sul pubblico italiano, che io ormai avevo lasciato da 10 anni, forse quella doveva essere la galleria, di mio giudizio. Ho capito che assolutamente difendo, perché hanno avuto la forza di poter presentare un'opera, nonostante sicuramente la paura della censura, immagino, l'avranno avuta. Quindi io, quando feci quell'opera, ripeto, ero sì un artista nato in Italia, ma era oltre 10 anni che lavoravo a New York, e quindi io stavo cercando di fare un'opera di impatto, semplicemente usando un tema a me caro, perché naturalmente ero un artista giovane che stava maturando e volevo una rottura forte con la cultura del paese in cui mi ero formato, hai capito? Quindi questa opera credo che sia il risultato non di cercare di fare uno scandalo, ma semplicemente l'idea di questo artista che finalmente si libera di alcuni fantasmi che l'hanno perseguitato sin da quando era ragazzino. Ma che cosa voleva raccontare Evil Empire? L'opera principale non si tratta di un crocifisso, ma è di una video animazione di 4 minuti in cui già all'epoca io lavoravo usando delle tecnologie derivanti dal mondo del videogioco e la 3D animazione, che oggigiorno, unite insieme a dei dipinti, che oggigiorno sono andate a costituire il metaverso. Quindi si parla del 2009, io nel mio cervello abitavo già in una situazione che oggi si sta affermando, che sono questi mondi digitali di provenienza dal mondo del videogioco. Io già all'epoca, hai capito che era la cosa principale, mi interessavo di questo mondo. Ecco, Evil Empire secondo me significava il tentativo di fare una satira su la storia della mia cultura, che era molto legata sicuramente alla religione cattolica, hai capito? Io ripeto, credo che è una sorta di tentativo di tagliare il cordone ombelicale con la mia cultura, e naturalmente, siccome io mi sono sempre interessato al potere, alla politica, naturalmente ho identificato nella storia della Chiesa Cattolica e nell'istituzione della Chiesa, studiando la storia, un sacco di cose che non mi andavano perfettamente bene. Ecco, quindi ho principalmente ho identificato come un'istituzione colpevole di una grandissima ipocrisia. Poi dopo, finita la video animazione, che è stata esposta in tanti paesi, hai capito,
c'era questo crocifisso. Ma quindi diciamo che l'opera, diciamo, principale era il vino in se stesso, che naturalmente aveva tutti questi contenuti e naturalmente è stato completamente ignorato, diciamo, e si sono accaniti su questo crocifisso. E poi il giorno del sequestro, come ha saputo dell'opera ritirata, Federico? Io purtroppo non ebbi l'opportunità di venire ad Arte Fiera e a un certo punto, credo un giorno dopo, naturalmente, credo che fosse mio fratello o mia mamma, naturalmente mi chiamano dicendo che è successo, insomma, un qualche cosa di molto serio a Bologna. Così naif, cioè che non conoscevo, mi ero allontanato dalla cultura italiana, assolutamente non percepivo questi problemi, perché proprio io, la mia testa era altrove e la mia vita era altrove. Io mi ricordo assolutamente che mia mamma vide qualcosa che si trova dal parrucchiere nel telegiornale, hai capito? Non mi ricordo che fu la galleria ad avvisarmi, io credo che fu proprio la mia famiglia. E quindi a un certo punto mi ricordo una conversazione con mio fratello Alessandro che mi disse: Federico, guarda, qui è successo un casino, i carabinieri hanno sequestrato le tue opere, e io ho detto, beh, insomma, scioccato naturalmente. Mi ricordo che andai a fare una ricerca per capire che tipo di reato mi veniva accusato, e niente, immediatamente cercai di capire come trovare la strada di trovare un avvocato. Ecco, allora dissi a mio fratello: ma Alessandro, ma tu hai un avvocato che mi può aiutare? E lui mi disse: ma Federico, te l'avevo detto che questo era un problema, hai capito, che saresti andato incontro. Ma non ci pensavo neanche a queste cose, capito? E allora cosa succede? A un certo punto mi ricordo che Alessandro, mio fratello grande, mi disse: Federico, l'Eleonora è Civiberti, è un ottimo avvocato con una ottima reputazione. Quindi a un certo punto era chiaro che io ero stato accusato e avrei dovuto difendermi con un avvocato. A questo punto Solmi cerca un avvocato. Io contattai Eleonora e molto professionalmente mi disse, insomma, un po' la situazione, ecco. E niente, da lì si iniziò a preparare documenti per dimostrare che Federico Solmi non era un vandalo, ma era un artista che non faceva oggetti, diciamo, antireligiosi, ma faceva una ricerca artistica rispettata e conosciuta, e che meritava di essere difeso per difendere i propri principi di fare l'arte contemporanea, ecco. Ma mi ricordo che Eleonora mi disse, hai capito, dovevamo preparare una difesa, e mi disse anche che bisogna avere un secondo avvocato per preparare una difesa ancora più forte e diciamo determinata a stabilire la mia innocenza, e così mi collegò a Vittorio Manes. Ma quando tutto sembra insormontabile, ecco che succede qualcosa. Quindi, allo stesso tempo poi è successa una cosa molto determinante che ricordo con grandissima gioia, che è stata un po' una grandissima rivincita. Mentre la mia città mi accusavano per essere un artista blasfemo e irrispettoso, io nello stesso momento, proprio esattamente nello stesso momento, ho ricevuto la comunicazione che ero stato premiato con un premio dalla Fondazione Guggenheim di New York proprio sulle mie video animazioni. E quindi cosa successe? Successe che i giochi cambiarono immediatamente, perché mentre noi stavamo preparando insieme all'avvocato Manes e Siliberti la mia difesa, è uscita questa notizia su internet, un po', diciamo, in tutti i magazine di cultura, che io ho vinto il Guggenheim Fellowship. Questo Guggenheim Fellowship, tra le altre cose, è stato un premio che veniva dato solo a due persone tra gli Stati Uniti e il Canada. E questo premio era un premio proprio che andava a premiare i miei video, e nel quale io avevo dato come video per essere diciamo giudicato anche lo stesso video di
Vivo, l'Empire, che veniva così qui, mi è venuto quasi da ridere, capito? Nel senso che da un inizio drammatico in cui io ero l'artista che diventava un artista rispettabile, blasfemo, degenerato, io mi sono trovato sulla poltrona diciamo internazionale di uno dei premi più prestigiosi che viene assegnato ad un artista vivente. Una volta ottenuto il Guggenheim Fellowship, diciamo le cose sono andate molto a mio favore. Avevamo una difesa diciamo molto forte e poi si è aggiunto un'altra persona in questo frangente, una persona molto rinomata delle istituzioni italiane di cultura, Renato Biracco, che all'epoca lui stava curando la mostra retrospettiva di Giorgio Morandi al Metropolitan Museum di New York. E quindi Renato Biracco fece una lettera bellissima per il giudice di Bologna, dicendo che lui, da grande cattolico, assolutamente difendeva le mie azioni di libertà di poter fare un lavoro come quello di Nicola Empire, e assolutamente diceva al giudice che stanno commettendo un grande errore. Diciamo che, ottenendo anche una lettera di una persona impegnata, uno dei più grandi rappresentanti della cultura italiana all'estero, diciamo che io avevo praticamente la vittoria sul piatto, capito? E era una situazione incontestabile. Diciamo che il mio scaso è stato dismesso. Parlando con Vittorio Manes ed Eleonora Ciriverdi, loro mi hanno detto che il mio caso a livello giuridico è tuttora un caso pazzesco, nel senso che è un caso dal punto di vista giuridico equivalente ai casi di Pasolini, ai casi di Bernardo Bertolucci, perché era un qualche cosa che non era successo da una vita. Come fu dedotto dalla difesa, dagli avvocati Eleonora Ciriverdi e Vittorio Manes, l'opera va contestualizzata nell'ambito di una più ampia produzione artistica dell'autore e al momento del sequestro era esposta in una fiera di fama internazionale. Ci sono voluti mesi per avere il rilascio delle opere e nel frattempo l'opera dello Scandalo, inizialmente venduta in fiera al Vernissage, ricevette una disdetta. Ma ecco che un cliente di Milano si fece avanti, pagandola 3 volte di più. E oggi Federico Solmi, che si innamorò dell'arte quando ancora ragazzo lavorava al mercato delle erbe, dove la famiglia aveva una macelleria, ormai espone solo nei musei di tutto il mondo i suoi lavori, sempre più complessi e sorprendenti. Recentemente è andato in Sicilia per produrre delle grandi ceramiche che presto vedremo in mostra a Roma. E vorrei chiudere con la voce di Silvia Evangelisti, la direttrice di Arte Fiera di quel tempo, perché tanti anni dopo finalmente riesco a sapere perché fu deciso di lasciare l'opera di Federico. Noi, la commissione, perché c'era una commissione che controllava che poi gli stand fossero messi bene, che ci fosse una situazione buona, diciamo, decise di non prendere una posizione, di non togliere l'opera, perché in realtà un'opera d'arte ha delle regole diverse da quelle che può avere una morale comune. Nell'arte, appunto, l'esempio che posso fare è un altro caso, che è stata un'opera di André Serrano, che ha sempre fatto scandalo, che è sempre stato un artista contestato, che portò chiesto di toglierla, e noi invece la lasciammo proprio perché i carabinieri capirono. La cosa interessante è che i carabinieri, su denuncia, vennero a vedere e dissero: vabbè, ma questa è arte, cioè, nell'arte le cose vanno diverse. Per cui lasciamo anche quella di Federico Solmi. Poi casualmente arrivò una
carabiniere, ma puntato, che la fece togliere. Però la nostra intenzione, diciamo, era quella di tenerla. Sull'arte c'è un ragionamento molto più complesso che così un detto della morale comune. Grazie per averci ascoltato. Seguite ancora Il Resto di Bologna, il podcast della redazione del Resto del Carlino.